Passiamo all'oggetto numero 4, chiarimenti della Giunta regionale circa criteri e motivazioni della doppia riapertura dei termini dell'avviso pubblico e della nomina dell'amministratore unico di Umbria TPL e Mobilità SPA. Interroga il consigliere Thomas De Luca come primo firmatario, risponde la Presidente Tesei. Grazie Presidente, ma con questa interrogazione noi vogliamo chiedere chiarezza in merito a quella che è stata la procedura di nomina del nuovo amministratore unico di Umbria Mobilità. Infatti la Regione Umbria ha adottato una procedura a nostro modo di vedere, su cui c'è necessità di fare dei chiarimenti, avviando sostanzialmente attraverso la determinazione dirigenziale numero 445 del 17 gennaio 2023 un avviso pubblico per l'acquisizione di proposte di candidatura per la nomina di amministratore unico di Umbria TPL Mobilità SPA. Diciamo con questo spazio temporale e con questa procedura erano arrivate 8 proposte di candidatura. Il 3 maggio 2023, quindi diversi mesi dopo, la Giunta regionale ha ritenuto opportuno di riaprire i termini fino al 18 maggio e da 8 le proposte di candidatura sono diventate 14. Questa procedura sostanzialmente è stata propedeutica all'individuazione di un nome che attraverso la DGR 628 del 23 giugno 2023 è stato proposto dalla Giunta regionale all'interno dell'Assemblea dei soci e quindi deliberato prima in sede di Giunta e poi proposto all'interno dell'Assemblea dei soci. Perché noi riteniamo che su questa procedura debbano esserci dei chiarimenti? In primo luogo perché la società Umbria Mobilità è una società composta, diciamo, da vari soci. La Regione Umbria è un socio di minoranza relativa, il socio di maggioranza relativa, Presidente, è la provincia di Perugia. Ce lo dicono le quote, quindi la percentuale di quote della regione è del 27,68%, mentre quello della provincia è del 28,85%, quindi i numeri, la matematica non è un'opinione. La giunta regionale quindi si è avvalsa di una procedura fatta direttamente dalla regione e non effettuata dalla società e questa sostanzialmente procedura si è conclusa alle 9.30 del mattino del 23/6/2023, quindi poche ore prima che si svolgesse poi l'assemblea dei soci. Assemblea dei soci che quindi ha visto i soci di minoranza venire a conoscenza di questa proposta, ripeto, con pochissime ore di anticipo. E non quindi c'è stato il tempo utile per poter svolgere questo tipo di valutazione. Aggiungo che ci avverremo ovviamente della facoltà di presentare l'accesso agli atti, qualora riterremo non soddisfacente questa risposta, ma non ci risulta che alcuni dei soci che hanno svolto sostanzialmente la votazione all'interno dell'Assemblea, lo sa bene l'assessore Melasecchi che sarà, diciamo, era presente per conto della giunta, abbiano avuto una procura ad hoc per l'espressione del voto. Non so, diciamo, alcuni addirittura comuni hanno partecipato con organi dirigenziali, quindi non con organi politici. Aggiungo che ci sono delle dichiarazioni, a mio modo di vedere, estremamente curiose, come quelle dell'assessore Melasecchi, che in una nota del 24 giugno del 2023 ha affermato che al nuovo amministratore unico spetta il compito, sotto la guida dell'assessorato, che mantiene il ruolo della gestione strategica. Quindi
È chiaro che questo va in contrasto sostanzialmente con quello che dovrebbe essere il principio di autonomia dei, diciamo, gestionale, e che quindi non può essere né condizionato né subordinato, perché non mi risulta che sia una società a controllo analogo, se no sarebbe una società in house, quindi sia non solo sotto la formulazione sostanzialmente societaria, ma anche sotto l'aspetto diciamo gestionale, e non, quindi non può essere né condizionato né subordinato a quella di un, diciamo, di un organo politico pro tempore, che oltretutto, ripeto, non è l'unico socio della società Umbria Mobilità. Quindi si interroga la Giunta per poter quindi capire le motivazioni che hanno spinto la Regione a svolgere questa procedura, e il motivo per cui la società Umbria DPL Mobilità SPA non abbia essa stessa svolta quindi una procedura di selezione per l'acquisizione delle proposte di candidatura, e per quale motivo non sia stata effettuata una comunicazione verso quindi gli altri soci rispetto a questa procedura, mettendoli quindi in condizione di poter esprimere un voto consapevole all'interno, diciamo, di quella finestra temporale, e quindi le motivazioni per cui non sia stata fatta una, ripeto, procedura allargata invece che una procedura esclusivamente svolta dalla Regione. Grazie. Presidente Tesei, prego. Sì, grazie. Beh, devo dire che ricevo questa interrogazione con una certa sorpresa e anche un po' di sconcerto, perché le procedure amministrative hanno la propria fonte normativa nelle leggi, negli statuti, nei regolamenti, che io credo che insomma questa Assemblea debba conoscere molto bene. In più c'è questa situazione che interessa e sta interessando la questione di Umbria Mobilità su questa nomina dell'amministratore, che sinceramente insomma lascia un po' dei margini di come dire, quasi una volontà di interferire sulle nomine un'altra volta, direi che forse non è proprio il caso. Comunque andiamo per gradi. Dobbiamo venire naturalmente al merito, e io ho voluto attentamente seguire questa interrogazione, tutti i passaggi puntualmente, in modo di cercare di dare risposte naturalmente giuste e adeguate al sistema vigente. La prima parte: si sostiene che la Giunta regionale ha deliberato la DGR 628 del 26 giugno 23 alle 9:30 del mattino, e che l'assemblea dei soci di Umbria Mobilità si è svolta solo poche ore dopo. Ora qui viene un po' da sorridere, perché non dovrei dover ricordare a dei consiglieri regionali che ai fini della legittimità gli elementi essenziali dell'atto amministrativo sono codificati, sono il soggetto, sono l'oggetto, sono il contenuto, sono la finalità, la forma e il destinatario, nonché gli elementi accidentali, ovvero il termine, la condizione, l'onere e la riserva. Tra questi non sono previsti l'orario di adozione degli atti amministrativi, purché precedenti all'atto che poi è interessato da quell'atto amministrativo. Ora, sostenere che la Regione Umbria poi è socia di Umbria TPL Mobilità con il possesso del 27,78% delle quote, ma il socio di maggioranza relativa risulta essere la provincia di Perugia con il 28,85%, ho ascoltato anche giustamente le considerazioni che faceva sui numeri, corretto, giustissimo, i numeri sono questi, quindi io confermo questa cosa. Però anche qui viene un po' da sorridere, perché ai fini della nomina di un organo di governo societario è necessaria la maggioranza assoluta o relativa dei voti assembleari,
e non esiste un ruolo del socio di maggioranza relativa nella scelta. Questo in linea generale. Esiste invece, e non lo dovrei ricordare a consiglieri regionali della Regione Umbria, il ruolo costituente e preminente della Regione in Umbria Mobilità. Se a qualcuno sfugge, adesso magari cercherò semplicemente di metterlo in fila e di ricordarlo. Perché Umbria Mobilità è l'agenzia regionale di cui la nostra Regione ha deciso di dotarsi per gestire operativamente il trasporto pubblico locale, alla quale la Regione Umbria ha trasferito l'esercizio delle funzioni sotto il proprio indirizzo, trasferendo peraltro le necessarie risorse finanziarie rappresentate dal Fondo Nazionale Trasporti, appannaggio della Regione per legge, e corrispondendo ogni anno all'Agenzia stessa un compenso da 1,5 milioni per sostenerne l'operatività. Questo fa la Regione Umbria. Quindi la Regione non è semplicemente socia di Umbria Mobilità, è dante causa di Umbria Mobilità, che costituisce il braccio operativo della Regione nel settore del trasporto pubblico locale. Vado avanti nella disamina dei vari aspetti che sono stati evidenziati. Sostenete che non risulta agli atti che gli altri enti soci, alcuni rappresentati da membri delle giunte comunali, altri persino da organi dirigenziali, abbiano espresso il loro voto in assemblea con una procura doc, dimenticando di conoscere o ignorando proprio come funziona un'assemblea dei soci, dove il presidente, in questo caso il dottor Marco Rettighieri, peraltro quello, il candidato che avevo scelto io all'inizio di questa avventura, perché questa è un'avventura vera, ecco, è stato poi anche inappropriatamente caldeggiato. Il presidente, come dicevo prima, è il garante delle procedure e colui che proprio da presidente dell'assemblea, coadiuvato dal segretario verbalizzante, ha dichiarato aperta la seduta dell'assemblea e si è fatto carico di verificare rispetto dell'articolo 17,1 dello statuto, nonché dell'articolo 2368, pertanto dichiarando la validità della costituzione dell'assemblea e i poteri degli intervenuti. Pertanto la Regione, quale socio e come tutti i soci presenti, si è ovviamente rimessa alla valutazione di legittimità operata dal Presidente, che ha dichiarato la regolare costituzione dell'Assemblea, ovvero la legittima rappresentanza di almeno la metà del capitale sociale e la legittimità dei successivi lavori con tanto di verbale. Sostenete inoltre che nell'avviso pubblico la Regione abbia inserito solo il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabilite dalla normativa sulle società pubbliche con riguardo all'incarico da assumere, come se fosse poco o insufficiente. E già qui, insomma, altra cosa che veramente non si riesce a comprendere, perché questo è quello che prevede la legge. E non abbiamo inserito anche fantomatiche comprovate doti manageriali e di esperienza nel settore dei trasporti. Un rilievo questo privo di qualsiasi fondamento, visto che la Regione ha rispettato pienamente i requisiti previsti nello Statuto e nella legge regionale, la 11 del 95. Anzi, qualsiasi ulteriore requisito che la Regione avesse inserito sarebbe stato discrezionale, non oggettivo, e in violazione della norma sulla trasparenza e sulla legittimità dell'operato dell'amministrazione. Tant'è che poi concludete il rilievo esplicitando che si basa su vostre opinioni, ad avviso dite degli scriventi, e quindi come tali prive di valore giuridico perché la norma è quella che prevale. Criticate poi il fatto che il bando sia stato prolungato due volte e sia rimasto aperto effettivamente molte settimane, probabilmente preferendo i bandi che una volta si era usi
fare quelli fatti a cavallo delle festività, così da far partecipare solo i prescelti, impedendo trasparenza, pubblicità e ampia partecipazione e il merito. Quindi direi che questa è un'altra considerazione veramente che lascia abbastanza sconcerto. Stupisce che vengano svolti dei rilievi alla Regione a fronte dell'opportunità che l'ente ha concesso per tutte le manifestazioni di interesse di apertura finalizzata alla più ampia trasparenza, pubblicità, ampia partecipazione, volta all'acquisizione di un maggior numero di candidature tra le quali effettuare la scelta, senza peraltro ledere in alcun modo i diritti di chi si era già candidato, visto che restava candidato e restava nella rosa delle scelte. Peraltro, siccome sembrano preferire gli interroganti, si ritenesse che il solo fatto di aver svolto un precedente incarico nella società Umbria di PL Mobilità sia criterio essenziale per l'effettuazione della scelta della giunta, sarebbe totalmente inutile l'esperimento della procedura amministrativa che invece è prevista di acquisizione delle candidature. Ma spero di aver mal compreso questo intendimento. Altra considerazione che veramente anche questa lascia qualche sconcerto dal punto di vista del diritto societario e nel caso di specie, il rilievo che è stato avanzato che i soci non avrebbero avuto tempo o modo di produrre propri bandi o proprie deliberazioni. Posto che la convocazione dell'assemblea è arrivata redatta dall'amministratore unico nelle forme e nei termini previsti dallo statuto e con all'ordine del giorno la nomina del nuovo amministratore unico, per cui tutti i soci erano avvisati, ogni socio sceglie le proprie procedure. La Regione Umbria è sempre inappuntabile, scegliendo bandi, DGR di delega e scelta prima dell'assemblea. In assemblea fa la propria proposta, come può fare ogni socio, e sulle proposte si costruiscono le maggioranze assembleari. È la cosa più semplice, più trasparente, è quella prevista per legge. Si fa un riferimento al comunicato dell'assessore Melasecche, prima di una mia considerazione finale. Posto che i comunicati dell'ente relativi alla governance delle partecipate sono da me emessi, non solo in qualità di Presidente della Regione, ma anche per delega trattenuta alle partecipate, l'assessore ha voluto semplicemente esprimere il concetto di suo indirizzo politico nell'azione dell'Agenzia in materia di trasporti e queste dichiarazioni non devono essere riportate in modo isolato e decontestualizzato. Questo è. Però consentitemi da ultimo una chiusura finale. Le società partecipate regionali sono con questo governo regionale un esempio di trasparenza e sana gestione, dato di fatto largamente condiviso dalla pubblica opinione. Con questa interrogazione vorreste riportare l'Umbria a vecchie pratiche, dubbie abitudini in materia che non torneranno però. Non avete reso un buon servizio all'uscente amministratore Marco Rettighieri, che ha ben operato, che è stato scelto da me, mettendo per iscritto un inappropriato indirizzo del PD a sostegno della sua riconferma, neanche proposto in assemblea dei soci, perché poi non c'è stata nessuna cosa di questo genere, anzi c'è stata tempo, Presidente. La considerazione di Rettighieri che, preso da altri impegni, non poteva continuare il proprio mandato. Non avete reso merito ad un nuovo amministratore unico, l'avvocato Balsamo, donna di estrema competenza ed esperienza, che dovrà proseguire nel difficile percorso di risanamento e rilancio di un'agenzia che avete lasciato non costituita, sull'orlo del fallimento, con una montagna di debiti e con partite da brivido come ATAC e Roma DPL, tutte da risolvere. Queste sono le verità e io vi invito qualche volta a ricordarvelo, perché questo è stato un percorso drammatico che ha impegnato questa giunta con tutte le risorse. Questo, di questo bisognerebbe preoccupare e relazionare ai cittadini umbri, dei pericoli, della voragine senza fine che lì c'era e ancora deve essere completamente risolta.
questo, gli accordi con le banche, un lavoro immenso, straordinario. E state facendo un'interrogazione su questioni che trovano le basi nelle norme, nelle leggi, nello statuto e nei regolamenti. Questo è. Se questo voi volete prospettare alla comunità umbra, non credo che questo interessi alla comunità umbra. Quindi, parlare di Umbria Mobilità in questi termini, trascurando quello che è il macigno, quello che è lo sforzo, quello che è l'impegno che ancora deve affrontare questa agenzia, che abbiamo anche questa rimesso sui binari con un grandissimo sforzo, e allora dico io, il futuro non è sicuramente roseo se andiamo avanti con questi tipi di interrogazioni. Grazie. Consigliere Di Luca per la replica, prego. Grazie Presidente, ma io sono molto preoccupato perché non vorrei, sentiti questi toni, Presidente, che l'incontro col Sindaco di Terni Stefano Pandecchi l'abbia in qualche maniera, diciamo, indirizzata su un altro tipo di dialettica politica con le minoranze. Quindi mi auguro che non passi con Alternativa Popolare, ecco, non vorrei dire al collega della Lega, ecco, riassicuriamolo. Però partendo da questo presupposto, io vorrei semplicemente dire che, Presidente, lei sostanzialmente ha rivendicato con forza e vigore il fatto di aver rispettato i presupposti minimi di legge, ma io credo che questo sia un prerequisito, non possa essere, diciamo, un qualcosa da rivendicare come un risultato politico, oltretutto politica che sta all'interno anche delle valutazioni che sono pienamente, diciamo, nello spazio delle opposizioni, perché io posso, finché, diciamo, non mi verrà tappata la bocca, esprimere delle valutazioni anche, diciamo, nel merito di alcune scelte, fra cui ad esempio quella della metodologia con cui viene fatto o non fatto un bando. Quindi chiaro, sulle diciamo, partecipate sicuramente la punto zero SCARL sarà un modello, lo vedremo, ma per quello che riguarda il, diciamo, il ragionamento, vedo che io le ho fatto delle richieste e non ho avuto risposta su nessuna delle questioni poste, fino ad arrivare al tema, diciamo, il discernimento che ci ha fatto sui criteri con cui deve essere fatto un atto amministrativo. Io, nel senso, ne prendo atto, va bene, ma che significa il fatto che non sia indicata l'ora? È chiaro che se è indicato il giorno e le, diciamo, si sono svolte quelle, diciamo, l'assemblea dei soci poche ore dopo, salvo che poi chi farò un accesso agli atti anche su questo, non vi siate riuniti alle 1, alle 2 di notte, perché sicuramente può essere, diciamo, un meritorio sotto il profilo della produttività, ma credo che comunque le tempistiche in termini di ore siano state comunque ristrette, no? Quindi non riesco a capire quale sia l'accezione che lei ha posto su questo tema. Per quanto riguarda il tema invece delle gestioni passate, beh, le voglio dire che mentre qui, diciamo, anche sul tema di Umbria Mobilità, qualcuno per anni ha denunciato come venivano poste avanti, diciamo, non solo in questa sede ma anche in altre, come venivano fatte le questioni, c'era invece una parte di quest'Aula in che è rimasta silente, e non solo in quest'Aula ma anche nei comuni, no? E ha permesso che venissero svendute le società pubbliche, perché forse lei non se lo ricorda, Presidente, ma seppur la Regione è socio che mette le risorse, ci sono dei territori che all'interno di Umbria Mobilità hanno messo il sangue, compreso, penso, diciamo, il territorio del Ternano e altri, con anche, diciamo, operazioni societarie che hanno completamente penalizzato. E vorrei anche chiederle se la sua parte politica qua, mi porti gli atti o le, diciamo, posizioni contrarie alla privatizzazione del trasporto pubblico locale. Non credo che lei abbia mai preso posizione contro questo, a differenza di altri. Quindi, prima di parlare e dare giudizi su quelle che sono le posizioni politiche del sottoscritto e della forza politica che rappresento, le, diciamo, consiglierei di andare a vedere quello che sono state le posizioni della destra in Umbria fino al 2019.